Ben ritrovati amici di Triskel Pixel, sono il vostro imbucato. Cos'è quel Atreus? E siamo qui con Kratos e Atreus. Bimbo minchia. Siamo ad Alfheim e questa è la missione verso la luce. Adesso vediamo, Kratos sta... Vabbè, questa è una cosa Cosa hai normale. detto? Niente. Davvero? Ok. Senti le cose che non dovresti sentire, Tua madre parlava di questo regno. Non molto. Solo che gli elfi combattevano per la luce. E stavano isolati. La bevanda ottenuta dalla rugiada aumenta di 2 la ricarica in modo permanente. Ok, ci sono anche gli oggetti epici, ricordiamoci. Qua gli alberi del l'albero del mondo è collegato molto bene ad Alfheim, quindi... Io non ho detto niente. Strano, avrei giurato che... Che hai, ragazzo? Voci! Tu non le senti? Non sento niente. Se ne stanno andando. Sentivo delle urla. Tante voci arrabbiate. E tu non le sentivi? No. Erano malvagie. Elfi oscuri? Beh, intanto per il momento sembra un bel posto. Guarda, proviamo a parlarci. No. Se gli serve aiuto? Non ci ostacolano, quindi non ci interessano. Ma Non ci forse... interessano. Beh, dai, sembra un bel posto Guarda, per deve vivere. essere il Tempio d'Anelli. Anche ad Alfheim hanno le vasche di sabbia. Leggo. Cosa chiede? Senza di me o dentro di me, la morte è sicura, ma dentro di te io sono la vita più pura. Ma non vedo rune nei paraggi. Cerchiamola. Torniamo alla barca. E credo che non ci sono rune, non abbiamo sbloccato tutto. Porta principale sarà chiusa come al solito. Peccato, gli elfi non vanno d'accordo. Alfheim è un posto così bello, ma la guerra lo rende brutto. Vedi con gli occhi. La porta blu. Deve essere questo l'ingresso. Andiamo. Sta attento. Che fanno? Il ponte è sparito. Hanno coperto il cristallo con quello. Perché? Per impedire i rinforzi. Guardati! È il tuo scudo! Go!
scusate, mi è scappato l'ira. Però mi pareva che qua ci fosse. Possiamo riparare il ponte da laggiù. Ah no, c'era questa. Bene, qualcosa è accaduto, credo. Ok, andiamo. Mi parte. Padre, occhio! Che problema hanno con noi? Noi non siamo di qui. Forza, su, dai Kratos, fammi vedere che quanto cacchio forte sei. Aspetta, combinati insieme così sembrano una specie di rune, ma non ha senso. Vieni alla vasca di sabbia. Andiamo. La runa è tutta lì dentro. In che senso vedo il mondo con gli occhi di un bambino? In guerra, per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Il resto di lui è perduto, a volte per sempre. Tu conosci bene la guerra, vero? Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Le battaglie vengono vinte dal migliore. Le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. Capito? Ti parla un ex dio della guerra, Padre, le colonne ad anello formano una runa elfica. Tracciala. Ehi! Erano di nuovo le voci, ma... erano voci diverse, meno arrabbiate. Chiedevano aiuto. Noi siamo qui per la luce. Non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente. Hai qualcosa da dire? No. Log. Che succede? Wow, guarda qua. Sì. Le voci che sentivo non erano chiare, ma in sottofondo sono sicuro fosse mamma. Non è possibile. Ma l'ho sentita. Atreus, basta. Sembra diverso. Guarda quelle corna. Dietro di me. Non è un buon segno. Riattivare. Sta lontano dalle gabbie. Chissà perché sono rinchiusi. Preparati. Cosa? Mista! Non posso.
Spero ne sia valsa la pena. Sì. Utile fare così. Ok. Oh, però, ora che ci penso, abilità, armatura, tocco di L. No, non posso potenziarlo. Peccato. Sono pronto. Sono pronto. Noi no. Elfo scuro, occhio! Cavoli, qui è differente. Quel corridoio condurrà al tempio? Lo scopriremo. Arriva. Scusatemi, ma qua dove vedo un portiere devo aprirlo, per forza. Mi pareva che ce ne fosse uno qua. O mi sto confondendo? Avevi torto prima. Oh. Conosco bene la voce di mamma. Era lei. Lei se n'è andata. Non parlarne mai più. Bene. Aspettate un attimo, qui è un po' di calore. Non me lo ricordavo di questa portiera.
Mi piace questa stanza. Qui bisogna prendere le misure giuste. Aspetta che... Vabbè, andiamo avanti a Treus. Oh cacchio! Scappa ragazzo! Non si passa. Peccato che la corda della strega non funzioni più. Un vero peccato, sì. E anche di qua. Per forza devo andare là dove c'è la porta. Sicuro che la strega stia bene. Spero che non sia morta per aiutarci. Sapeva ciò che faceva. Ok. Altra roba. No. Se eliminiamo quella roba, il ponte riapparirà. Capito. Ci attaccheranno. Capito. Vieni, Atreus. Come si uccide un essere fatto di pietra? Trova il suo punto debole!
corri. Guardaci le spalle. La stai congelando. Segnato. Cerchiamo di salire. Però se c'è un ponte di qua. Poveri elfi. Bottino di guerra. No, la luce non crea solo ponti. Questo potrebbe riportarci in cima. Forse ci porta giù. Non mi abituerò mai a camminare sulla luce solida. La porta. Non c'è apertura. Cosa? C'è un problema. Niente. Questa porta non si apre. Ehi! Ma perché mettere una porta allora? Ehi! Vieni, cerchiamo un'altra entrata. Altre campane. Deve esserci una cassa nornana. Questa sarà questa la difficile, ragazzi. Prima com'era che ci fosse. Ah, ecco. Qui questa è difficile, ragazzi. Ah!
il corno. Allora, qui non c'è nient'altro, forse dall'altra parte. Ancora quel nano. Ehi Sindri, abbiamo qualcosa di interessante. Ah sì? Adoro le cose interessanti. Caspita, avete ucciso un antico? Sì. È stato difficile? Sì. Questo è tutto ciò che potete darmi? Sì. Cioè adesso... Oh, mi farebbe bene distrarmi. Ah, sì, si può costruire adesso l'armatura dell'antico. Beh, nessuno ti costringe a comprare. No, no. Oh, guarda. Qui, ragazzo. Un altro. Questa gigantessa è una strega. Si chiama Groa. Aveva delle visioni. Odino l'ha uccisa per un libro. Vabbè. Di qua. Sì, in un momento quando avrò fatto tutte le annotazioni. Ci siamo. Lo sapevo. Chissà cosa sono attaccati. Stai attento. Resta giù. Ancora. Un evocatore era. Guardate che magia, ragazzi, che vi fa. Cassa. A me piace prendere troppa roba. Davvero impressionante. Sì. Ma adesso ripulisco tutto qua. Atreus, da me. Ok, arrivo.
prendiamo quel forziere, andiamo ancora un po' avanti e dopo ragazzi ci salutiamo perché siamo andati troppo in là col tempo. Infatti siamo già a 32 minuti. Ok. Appena arriva in una zona combat laggiù, la luce. L'hanno coperto con quella roba. Ma perché? Guarda, un elfo chiaro. Cosa sta facendo? Oh no! Perché lo uccide? Non ha fatto niente di male. Non giudicare. Stai assistendo alla fine della guerra. Non sai cosa abbia condotto a questo. Ma non si è nemmeno difeso. È stata la sua scelta. A noi la nostra. Ah, questi devono stare su. E ora? La luce è vicina. Cerca il modo di entrare. Va bene ragazzi, visto che la luce si avvicina, io mi bloccherei qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.